Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di BTUT Fitness. Io sono Gianluca Petrucci e nel video workout di oggi andremo a fare un lavoro total body sia a corpo libero ma anche con l'utilizzo di pesi. Io infatti ho preparato una coppia di manubri, mi raccomando, scegliete sempre un peso adatto al vostro livello di allenamento e concentriamoci bene, ragazzi, sulla tecnica di esecuzione dell'esercizio. Il lavoro sarà a ripetizioni, in alcuni esercizi faremo anche un lavoro a tempo e abbiamo bisogno, come dicevo, tappetino e coppia di pesi. Quindi ragazzi, prepariamo tutto e siamo pronti a iniziare questo nuovo video workout insieme. Benissimo, partiamo sul posto e iniziamo con un riscaldamento. Andiamo a fare circonduzione alternata, vai. Prima un braccio e poi l'altro. Respiro. Facciamo sempre il movimento controllato, spalla bassa. Vai. Cambio direzione. Ci stiamo scaldando, quindi cerchiamo di lavorare bene con dei movimenti lenti, controllati. E soprattutto con un range di movimento completo. 3, 2, 1. Benissimo. Adesso qui, braccio in ginocchio e cambio. Attiviamo bene, ragazzi, anche la parete addominale, quindi durante la flessione del ginocchio butto fuori l'aria. Vai ancora. 3, 2, 1, benissimo, adesso mani alle spalle e andiamo a fare delle rotazioni. Vai, 5 per avanti e 5 per dietro, vai. Ok, adesso pinocchietto sul posto, quindi spingiamo con l'avampiede e manteniamo la gamba tesa. Mi raccomando, qui dove è attivo, vai, aggiungiamo anche la spinta delle braccia avanti. 3, 2, 1. Benissimo, ragazzi, pronti a iniziare? Iniziamo con il primo blocco di lavoro. Parto schiena a terra. Si inizia, ragazzi, con un esercizio per l'addome. Quindi da schiena a terra manteniamo testa e spalle sollevate, ok? Da qui andiamo a fare due crunch dinamici e poi vado a stendere prima una gamba e poi l'altra, ok? 1, 2, 3 e 4. Pronti? 3, 2, 1. Vai, partiamo col primo. Ovviamente qui contiamo una ripetizione, una volta che facciamo i due crunch e poi la doppia distensione alternata. Vai. Piano, ragazzi. Questo è il secondo. Terzo ora. Quarto ora. Stendo. Stendo, vai. Uno. Due, vai. Ultimo. Stendo. E stop. Benissimo, secondo esercizio, ragazzi. In piedi prendiamo i nostri due pesi. Andiamo a fare delle spinte in alto per le spalle. Mi raccomando, il gomito è leggermente più avanti rispetto alla spalla. L'avambraccio è perpendicolare al suolo. Spinta in alto e torno ogni volta in appoggio. Quindi poggio ogni volta il peso sul deltoide. Pronti? Ne facciamo 10. Via. Torno. Piano quando scendo. Siamo 6. E 10. Benissimo, ragazzi. Torniamo a schiena a terra e di nuovo doppio crunch più doppia distensione alternata. Qui contiamo, ragazzi, una ripetizione. Una volta che abbiamo
terminato i quattro movimenti, ok? 3, 2, 1, vai. Prima rep. Buono, vai, seconda. Vai, terza ora. Quarta. Quinta, ora. Ultima. E stop. Benissimo, ragazzi. Torniamo in piedi e andiamo a ripetere le spinte in alto. Vai, ne facciamo sempre 10. Pronti in posizione. Rilassiamo bene le spalle qui. 3, 2, 1, vai. Spingo in alto e butto fuori l'aria. Sei. E 10. Benissimo, ragazzi. Lascio e mi preparo alla terza serie. Questo blocco, ragazzi, andremo a fare 4 serie. Questo primo blocco, 4 serie. 3, 2, 1, vai. Stendo. E stendo, vai, qui faccio un bel lavoro sull'addome, vai terza, quarta ora, quinta. E ultima ora. 3, e stop. Benissimo. Terza di spinte, ragazzi. Di nuovo spinte in alto. Sempre 10. E poi abbiamo la quarta e ultima serie. Pronti? 3, 2, 1. Vai. Sei. E 10. Benissimo. Partiamo con la quarta e ultima serie, ragazzi. Completiamo così il primo blocco di lavoro. 3, 2, 1, vai. Addome. Salgo 2, scendo, prima una gamba e poi l'altra. Seconda, concentriamoci bene sull'attivazione addominale, ok? Quindi cerchiamo di sforzare il meno possibile il collo. Vai. Quarta. Ultime due. Ultima, ragazzi. Ultima, stop. Benissimo. Ultima di spinte, poi cambiamo tutto. Vai. Ultime 10 spinte. Pronti in posizione. 3, 2, 1. Vai, 10, vai. Scendo piano. E spingo, deciso. Ultima e 10. Benissimo, ragazzi. Primo blocco andato. Iniziamo adesso il secondo blocco. Ci portiamo su un fianco, ragazzi. Andiamo a fare un plank laterale, quindi lavoro sugli addominali obliqui. Avambraccio in appoggio, in linea, gomito in linea con la spalla. Sollevo il bacino. E da qui vado ad avvicinare
il gomito al ginocchio, ok? C'è anche un po' di intervento del medio gluteo, ovviamente della gamba sotto, e avvicino bene il gomito al ginocchio, flettendo bene la parte laterale del busto, ok? Ne facciamo 10 per lato, ragazzi. 3, 2, 1, vai. Respira. E 10. Perfetto, cambio lato. Vai. Posizione. 3, 2, 1, vai. Bacino sempre in spinta. Vai. Ultime 2. E 10. Benissimo. Rimaniamo adesso al tappetino. Andiamo a schiena a terra. Possiamo prendere anche un solo peso, ragazzi, perché andremo a fare dei bridge monopodalici, quindi a una gamba. Il peso lo posizioniamo in zona pubica, ma va bene anche senza peso, ragazzi. Da qui vado a stendere una gamba e spingo bene il bacino verso l'alto, ok? Cerchiamo di mantenere il tallone sotto la linea del ginocchio. Vi do io il cambio. 3, 2, 1, vai. Vai. Dieci, cambio, vado con l'altra. Arrivo bene a sfiorare, poi spingo. Ok, adesso doppio appoggio e facciamo le ultime 10 in doppio appoggio, vai. Piano. E 10. Benissimo, ragazzi. Prima serie andata. Iniziamo adesso la seconda. Quindi ripartiamo plank laterale con gomito ginocchio, quindi flessione del ginocchio verso il gomito. 3, 2, 1, vai. Respira. Buono. Cambio lato ora. 10 per lato, ragazzi. 3, 2, 1, vai. E 10. Benissimo, ragazzi. Vai, adesso torniamo giù, schiena a terra, di nuovo bridge, sempre 10 per lato in monopodalico e ultime 10 in doppio appoggio. 3, 2, 1, vai. E 10, cambio. Vai. Respira. Vai. Ultime due, poi doppio appoggio. Vai, doppio. Sempre 10. Respira. Vai. Sono 7, 8, 9 e 10. Ottimo, ragazzi, ottimo, perfetto. Terza e ultima, qui lavoriamo a tre serie. Si riparte di nuovo
dal plank laterale, sempre col movimento gomito ginocchio. 3, 2, 1, vai. Senti bene la contrazione degli obliqui. Ultime 2. Scendo piano, cambio lato, dai che è l'ultima ragazzi. Lavoriamo a 3 serie. 3. 2, 1, vai. E 10, benissimo. Ultima di bridge monopodalico. E poi cambiamo. Vai. 3, 2, 1, vai. Bene la spinta. Cambio, 10 fatte, poi 10 con l'altra, via. Riesci, vai, doppio appoggio, via. Ok, ora. 8, 9 e 10. Benissimo, ragazzi, in piedi. Allora, passiamo adesso agli squat. Quindi iniziamo il terzo blocco di lavoro. Prendiamo un doppio peso perché andremo a fare un lavoro a scarico di intensità, ok? Quindi partiamo con doppio peso, facciamo degli squat, ok? Poi lasciamo un peso, continuiamo con un solo peso, poi alla fine lasciamo del tutto il peso e continuiamo a corpo libero, ok? Pronti? Quindi prime 8 rep con il doppio peso, punta dei piedi leggermente ruotate, ginocchia che spingono verso fuori. 3, 2, 1, vai, 8. Andiamo fino a giù. Sei, sette, otto, lascio, continuo con uno, vai. Ovviamente potete partire anche con un solo peso, ragazzi. Continuate con un solo peso, poi all'ultima andate a corpo libero. E qui 8. Otto, lascio, continuo adesso a corpo libero, vai. E 8, ottimo ragazzi, 8, 8, 8 a scarico di intensità. E adesso, secondo esercizio, facciamo delle remate per il dorso, possibilmente doppio peso, busto che rimane inclinato in avanti, sedere in fuori, spalle basse e portiamo il peso in direzione dei fianchi. 3, 2, 1, vai. Schiena dritta, avvicino bene le scapole, ultime 2 e 12, benissimo, recuperiamo ragazzi, perfetto, recupero un attimo e partiamo con la seconda serie, di nuovo squat, doppio peso, poi il peso singolo e chiudiamo a corpo libero. 8, 8, 8. Anche in questo blocco lavoriamo su 3 serie, ragazzi. Pronti? 3, 2,
Uno, vai. Scendo, prendo aria, completo la salita e butto fuori. Lascio uno, vai, continuo con un solo peso, vai, giù. Ultime due. 8, benissimo, continuo, corpo libero, ultime 8, via. E 8, benissimo ragazzi. Serie di squat andata, di nuovo rematore per il gran dorsale. Concentriamoci bene ragazzi sul tirare con i gomiti, ok? Vai. Posizione, sempre 12, eh? Vai. Bene, posizione iniziale, spalle basse, tiro, vai. Apriamo bene con le scapole. E 12. Benissimo, recupero. Ci prepariamo alla terza e ultima serie, ragazzi. Facciamo delle espirazioni lunghe e profonde per recuperare. Pronti per la terza serie, poi. Recupero qualche altro secondo e poi partiamo sempre a scarico di intensità, doppio peso, peso singolo e corpo libero. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, vai. Lascio uno, via. Ultima e 8, benissimo. Ultime 8, corpo libero. Vai. Vai. E 8. Benissimo, recuperiamo e di nuovo remate. Ultima di remate, ragazzi, e poi abbiamo il quarto e ultimo blocco di lavoro. Pronti in posizione. 3, 2, 1. Vai. Sedere in fuori, tiro con i gomiti, sono 6. E 12. Benissimo ragazzi, schiena a terra. Iniziamo adesso il quarto e ultimo blocco di lavoro. Proviamo a farlo con un braccio, andiamo a fare delle distensioni per i tricipiti. Se non ce la fate va bene anche in doppia presa, ragazzi. Vado a fare questo. Stando il braccio, vale la stessa regola, sia singolo che doppio. Massimo allungamento e spinta completa in alto, ok? Se lo fate singolo, sono 8 per lato, presa doppia, 16. 3, 2, 1, vai. Spinta
Espiriamo. Scendo piano. Arrivo fino alla tempia e spingo. E 8. Io cambio lato. Se lo state facendo in doppia presa, continuate così, ragazzi. Vai. Centriamoci bene sull'estensione del gomito. Siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Benissimo. Lascio il peso gambe a squadra. Vado a fare un crunch più un'apertura. Quindi mentre salgo divarico le gambe, ok? Pronti? 3, 2, 1, vai. Vediamo, attenzione al collo qui, ancora 10, vai, vai, ultime, e 20, benissimo, ripartiamo di nuovo dai tricipiti. Seconda, ragazzi, o singolo o doppio. Lo facciamo singolo, sono 8 per lato, presa doppia 16. Vai, vado in massimo allungamento e spingo. Vai, siamo a 2, 3. Vedete, il movimento è solo del lato braccio. 4 ora, 5, 6, 7. Fai l'ultima. E 8, benissimo, cambio, vai, 1, 2, 3, vai ancora, piano giù, 4, 5, 6, piano piano piano, 7 e 8, benissimo, crunch più divaricata, 3, 2, 1, vai. Vai. Sono 6. Vai. 10 ora. Vai. E 20, benissimo. Terza e ultima serie, ragazzi. Di nuovo tricipiti, o presa singola o doppia. 3, 2, 1, vai, ultima. Concentro bene sulla spinta col gomito. 3, 5, 6, 7, 8, io cambio lato, però se lo state facendo doppio continuate doppio. 1, singolo sono 8 per lato, 4, 5, 6, 7 e 8, benissimo, ragazzi, ultima di crunch più divaricata, gambe a squadra, 3, 2, 1, vai. Siamo a 10 ora. E 20. Benissimo, ragazzi. Ok. In piedi. Abbiamo terminato il quarto blocco di lavoro. Abbiamo l'ultimo minuto di lavoro, andiamo a fare uno skip alto, ragazzi, e poi ci fermiamo per lo stretching. Skip alto sul posto qui, un minuto e abbiamo finito, ok? Mi raccomando, ginocchia alte e coordiniamo bene il braccio. 3, 2, 1, vai.
cerchiamo di mantenere un bel ritmo, coordino braccia e salgo bene col ginocchio. Quando siete stanchi continuate così, eh? Oppure potete fare uno skip rapido, ginocchia basse. Respiro. Vai. Ritmo costante. Respira. Forza ragazzi, forza. Siamo a meno 20 secondi. Vai. Mollare. Continua. Vai. Ultimi secondi. 4, 3, 2, 1, stop. Ragazzi, ottimo lavoro. Abbiamo chiuso con lo skip, quindi esercizio cardio. Non ci resta che iniziare lo stretching. Partiamo, schiena a terra. Portiamo un ginocchio in raccolta. Qui, bel lavoro ragazzi. Respiriamo, total body. Abbiamo fatto un bel lavoro sulla parete addominale, sulla parte superiore, deltoidi, tricipiti, dorsali anche. In rematura abbiamo fatto un bel esercizio di remata doppia. Cambio. E adesso respiro. Cerchiamo di abbassare piano la frequenza, ragazzi. Respirazioni lunghe e profonde. Benissimo. Ci sediamo e ci andiamo ad allungare verso la punta dei piedi. Qui lavoro oltre che sulla parte superiore, anche sulla parte inferiore. Glutei, quadricipiti, femorali, ragazzi. Respiro, quindi bel lavoro completo, total body. Quando scegliete il peso, mi raccomando, non esagerate col carico, cercate di controllare bene tutto il movimento, ragazzi. Inutile caricare con dei carichi che non riusciamo a gestire, quindi prendiamo dei carichi adatti al nostro livello. Vai, quadrupedia, e poi piano piano, appena diventiamo più forti, cerchiamo di aumentare il carico. Però prima di aumentarli cerchiamo di avere la giusta poi tecnica e soprattutto il movimento completo. Quindi il muscolo deve andare sempre in massimo allungamento quando eseguo l'esercizio e poi in massima contrazione. Quindi non facciamo mezze rep, mezze ripetizioni. Piatto qui. Ok, adesso in piedi vado ad allungare il quadricipite. Cambio. Qui. Respiriamo. Ok, adesso chiudiamo con la parte superiore. Aggancio le mani avanti qui. Abbassiamo bene la spalla. Cambio lato, ragazzi. Spalle sempre giù. Ok, cerchiamo di rilassare bene questa zona. Di non stare così, ragazzi. Sono degli atteggiamenti più comuni. Ok, chiudiamo adesso con i muscoli del collo. Quindi allungo il capo da un lato. Leggera la pressione. Allungo bene i muscoli scaleni. Cambio. Piano. Sentite bene l'allungamento qui. E chiudiamo con l'ultimo. Vado a fare delle circonduzioni del capo. Cambio. E stop ragazzi, ci siamo. Ottimo lavoro total body, sia a corpo libero ma anche con l'utilizzo di pesi. Spero che questo video workout ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare un like e un commento qui sotto. E ti ricordo che ogni settimana esce un nuovo contenuto. Io ti aspetto sempre qui, Gianluca Petrucci, BTUT Fitness.